Si sa, gli animali non sono giocattoli e quando si prende un animale con sé per la prima volta, ci può stare che magari ci si inoltra in un mondo tutto nuovo. Ma per non fare errori, per fortuna ci sono delle persone che sanno molte più cose di noi e alle quali dovremmo proprio fare affidamento. Un po' di giorni fa vi ho presentato Tippete, il mio nuovo coniglietto. È stato amore a prima vista. L'ho visto lì, solo soletto, in quella gabbietta, ho detto no, tu vieni a casa con me. Non volevo assolutamente lasciarlo lì. Poi dopo però ne parleremo meglio di questo discorso. Fatto sta, appena ho presentato Tippet al mondo di YouTube, mi ha scritto una professionista dicendomi molto gentilmente che qualsiasi cosa della quale avessi avuto bisogno da sapere, di qualsiasi genere, per quanto riguardava il coniglietto, lei era completamente a mia disposizione. Questo perché mi seguiva da tanto e le faceva piacere darmi una mano. Appena ho letto il suo gentilissimo commento, sono andata a risponderle e abbiamo iniziato a parlare. E da lì è partita una collaborazione. Abbiamo scelto appunto di registrare un video informativo, proprio questo qui che state vedendo in questo momento, proprio per andare ad aiutare tutte le persone che, appunto, magari come me, si sono ritrovate con un dolcissimo coniglietto in casa, ma che magari non sono completamente esperte. Oppure con le persone che vorrebbero un coniglietto ma non sanno da dove iniziare. Oppure ancora persone che già hanno un coniglio ma magari vogliono essere sicuri che ciò che stanno facendo è giusto. Noemi è una formatrice e consulente specializzata nel coniglio in ambito relazionale e gestionale. Si occupa di aiutare le famiglie ad approcciarsi correttamente a questo animale, offrendogli le giuste esigenze, educazione ed inserimento in casa. Offre percorsi in tutoraggio dedicati a diversi contesti, programmi educativi per coniglietti monelli, percorsi di inserimento per coniglio o conigli e altri animali, lezioni per bambini e per neomamme e corsi di formazione per privati e aziende per conoscere a 360 gradi il coniglio dalla sua etologia al nostro ambiente domestico, entrando nello specifico su linguaggi ed emozioni. Tutto quello che serve per creare una relazione empatica con la possibilità di riconoscere il loro linguaggio e soddisfare i loro bisogni. Quindi con noi oggi abbiamo un'esperta favolosa e ve la presento subito. Ci siamo finalmente! Mamma mia, che bello! Ciao. E intanto grazie di cuore per esserti prestata, insomma, a questa cosina. Sono molto Che felice. piacere. Poi io e Noemi in realtà ci siamo già parlate prima e adesso stavamo mettendo a posto un po' l'inquadratura, le cose, ci stavamo parlando. E in realtà lei sa che ho sempre avuto questo grande, grande, grande amore per i conigli, ma ho un sacco di paura di sbagliare perché è il mio primo coniglio. Quindi, Noemi, ti vuoi presentare tu? Assolutamente, molto piacere. Io sono Noemi, sono una specializzata nel coniglio in ambito cognitivo, emotivo e sociale. Nello specifico mi occupo di gestione, relazione e educazione dei coniglietti. Oggi sono qui per raccontarvi un pochino appunto come gestirli al meglio. Lui è Fiore. Ciao Fiore. Lui è Fiore, magari nel frattempo che chiacchieriamo arriverà appunto il suo compagno Lui. E dietro di me ci sono Gatto Oliver e Cagnone Krug, quindi siamo anche noi. Quindi già si vede che un'esperta come te ha in casa cane, gatto e E due due coniglietti. coniglietti, quindi non è impossibile. No, Si può assolutamente non è fare. impossibile. L'unica cosa chiaramente è, vabbè, se non siete esperti, farvi appunto seguire da un esperto. Perché Esatto. appunto il coniglio è un animale preda, quindi comunque stare a contatto con un cane o con un gatto può essere per lui Mi stressante. prenderei un attimino per dire una cosa importante. Allora, ragazzi, Noemi ha una pagina, intanto Instagram, super bella che vi lascio qua sotto nell'info box così potete andare a curiosare un po' e anche solo se vi piacciono i conigli ma non ce l'avete, mettetegli il segui perché create contenuti veramente tanto tanto carini, tanto deliziosi. Grazie. Secondo me vi innamorerete. Allora, vi dico già che Noemi è stata dolcissima, è una persona meravigliosa perché, e questo te lo dico anche davanti a tutti assolutamente, perché lei mi ha già dato praticamente un aiuto grandissimo e mi ha già fatto conoscere un pochino di cose, quindi grazie a lei dal giorno zero praticamente mi sono già messa in pari, insomma, con tante cosine. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: ho preso un coniglio, so cosa del coniglio. Non voglio fare cavolate, mi affido a un'esperta per non fare cavolate. E allora chiedo all'esperta, diciamo che stiamo simulando come se stessi facendo un incontro con questa esperta, ovvero con Noemi. Beh, gli direi: ciao Noemi. Ciao. Come devo far, non so, entrare a far parte della mia vita il coniglio, facendo sì che lui stia bene, che non soffra, che io non faccia cavolate. Insomma, ho un sacco di domande, ho un sacco di cose per capire bene come farlo vivere bene questo poverino. Il coniglio è una preda. Quindi mi hanno sempre detto, tu per prima mi hai sempre detto, il coniglio è una preda. Quindi, cosa
Cosa vuol dire in ambiente domestico il coniglio è una preda? Che cosa significa? Per preda si intende che il coniglietto è un animale fuggitivo, vuol dire che per natura scappa. In natura ci sono tantissimi pericoli di cui lui appunto fugge. È un animale crepuscolare, vuol dire che di solito è molto più attivo al calare del sole. In ambiente domestico cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente non dobbiamo rincorrere il coniglietto, perché altrimenti facciamo ciò che di più predatorio c'è al mondo. Non dobbiamo prenderlo in braccio, non dobbiamo sollevarlo da terra, perché altrimenti questo ricorda l'animale, l'essere predato appunto in natura. Non dobbiamo urlare, schiamazzare, fare rumore, strillare, perché questo porta il coniglietto a spaventarsi e a non essere confidente nel suo territorio, quindi a non mostrare fiducia in noi e appunto nell'ambiente in cui si trova. Dobbiamo cercare invece di essere il più quieti possibili, interagire da terra, quindi sempre stando a terra, consentendo al coniglietto di venire in braccio da solo in autonomia, magari utilizzando dei pellettini, delle leccornie sul nostro petto, sulle nostre gambe, dargli appunto il suo spazio, cercando appunto di rispettare le sue esigenze e provvedere appunto a tutte quelle che sono le sue caratteristiche senza possibilmente adottare troppi cambiamenti. Io penso che sia forse proprio necessario la figura di un esperto come te in questi casi, perché fare errori con un animale così delicato è veramente così, facilissimo. Quindi ovviamente non voglio spaventare le persone che vogliono prendere un coniglio, anche perché posso parlare in prima persona. Avere un coniglio è un'esperienza diversa ma meravigliosa sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Sono proprio degli animali, non lo so, sono pazzeschi, sono incredibili, è un mondo che è veramente incredibile. Però d'altro canto bisogna stare con i piedi ben puntati per terra, e quindi secondo me è giusto anche capire anche i propri limiti e capire che ci sono persone che studiano anni e sono esperte in determinate cose, in questo caso nei conigli, ed è giusto affidarsi a una appunto figura esperta come te per appunto non fare cavolate. Io infatti ti andrei subito con la seconda domanda, che è: nell'effettivo come quindi va accolto in casa un coniglio? E, diciamo che io, ecco, l'ho accolto già qualche giorno fa, ma in realtà anche grazie a lei, perché noi, come vi poi vi accennerò, noi ci siamo già anche parlate, però appunto magari, ecco, anche a chi è nuovo nel settore o comunque, ecco, anche per avere una conferma a chi ha già un coniglio, vorremmo sapere tutti come si fa ad accogliere un coniglietto in casa. Certo, allora dunque innanzitutto parliamo appunto di accoglienza, di quelli che sono gli accessori e quindi che il coniglio ha bisogno. Molto probabilmente nel momento in cui prendiamo un coniglietto, soprattutto se siamo alle prime armi, ci verrà detto che il coniglio deve essere tenuto in gabbia per 8 giorni per abituarlo alle fiere, per farlo stare al sicuro. Ragazzi, quella è già la cosa più brutta che possiamo fare nei suoi confronti, e andiamo a tenere il coniglietto per la prima settimana in una stanza, quindi facciamo in modo tale che non giri per tutta casa fin da subito, perché chiaramente può essere un po' spaesato, l'ambiente può essere veramente molto grande. Facciamo appunto sì che il coniglietto possa ambientarsi la prima settimana in una stanza, prendendo anche un pochino di dimestichezza con noi. Dalla settimana successiva possiamo appunto dedicargli appunto il resto degli ambienti. Ha bisogno di una lettierina, che può essere appunto una gabbia con le sbarre sempre aperta, o una vaschetta, quindi quella del gatto, quindi una vaschettina aperta. All'interno della lettiera il coniglio ha bisogno del fieno, quindi il fieno deve essere messo a disposizione illimitata per il coniglio, e va inserito dentro la lettiera, perché il coniglietto quando mangia ama fare i bisognini. Quindi proprio per diciamo aiutarlo a fare i bisognini nel posto giusto, gli daremo da mangiare dove appunto può fare i suoi bisogni. Ciotolina appunto dell'acqua, in questo caso qualche gettino, quindi tunnel, piuttosto che delle palline magari da rosicchiare, dei legnetti, delle nicchie, delle cuccette, e poi chiaramente tanta compagnia, quindi all'inizio appunto tanta compagnia con molta delicatezza. Si cerca di stare a terra, di far sì che sia il coniglio ad avvicinarsi a noi, e piano pianino appunto instaurare un bellissimo legame. Spesso appunto la domanda che molti si fanno è: che cosa mangia? Te lo stavo per chiedere, infatti. Sì. Esatto, quindi che cosa mangia il coniglio, che cosa dobbiamo dargli, perché anche lì le informazioni sono tante e si possono fare molti errori.
Il coniglio, ragazzi, è un erbivoro stretto, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in natura mangia erba, erba e frutta, nient'altro. Andiamo nella, diciamo, relazione più stretta. Come facciamo a dare dell'affetto al coniglio? Questa è la parte che più che mi intenerisce, perché è proprio il mio lavoro. Allora, dunque, per partire con la relazione c'è bisogno di osservazione. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare proprio con un animale in sé, adesso parliamo del coniglio ma in generale con tutti, anche con noi esseri umani, è osservare l'altro, osservarlo. Quindi non lanciamoci subito pensando che cosa vorremmo noi da lui, pensando quanto lo amiamo noi e lui deve capirlo, ma concediamoci del tempo per osservare l'animale. Ci mettiamo a terra, come dicevo prima, le interazioni da terra sono proprio pane quotidiano per i nostri conigli, perché hanno bisogno di poterci vedere. Una cosa molto simpatica che io dico ai bimbi quando faccio i corsi con loro è che bisogna chinarsi con i coniglietti, perché noi siamo alti, siamo dei giganti, loro sono piccoli piccoli, sono bassi. Quindi tenete presente che se noi stiamo sempre in piedi, i conigli non possono socializzare con i nostri piedoni, certo. Non è possibile. Quindi interazioni da terra, osserviamo il coniglietto, in questo modo riusciamo appunto a empatizzare appunto con lui, a sensibilizzarci un pochino su come si muove, su che cosa fa, e questo già già tanto. Dopodiché, altro punto, attendiamo il suo volere, ma posso farlo giocare, un animale appunto che gioca? Assolutamente sì, il coniglio è un animale molto molto furbo, intelligente, ha bisogno di essere stimolato. Quindi tutti questi giochini fatti così vanno benissimo, quindi sonaglini, chiaramente sempre di legno di plastica dura, altrimenti il coniglio se ingerisce potrebbe farsi male. Questo è un modello particolare fatto in legno per i coniglietti. Come funziona la tavola sensoriale? Ne potete trovarli diversi tipi. Nascondete qui sotto i premiettini che vi ho fatto prima vedere, il coniglietto si divertirà appunto a far ribaltare appunto gli oggetti e raggiungere appunto i suoi pellettini. Possiamo appunto attirarlo assolutamente con dei pellettini, possiamo utilizzare appunto come ho fatto vedere a Chiara quelli che sono i pellettati, quindi delle cornie, possiamo andare in erboristeria e prendere magari del secco, quindi tante cosine profumate, chiaramente sempre sentendo il veterinario, oppure se avete bisogno io sono a vostra disposizione per sapere appunto quella che è la lista chiaramente del secco che possono mangiare, certo. Quindi chiaramente nell'attesa possiamo appunto dare una ghiotta offerta per far sì che il coniglietto possa avvicinarci. Anche appunto le coccole sono importanti, tenete lontane le aspettative. Qui ci tengo appunto a sensibilizzare, perché le aspettative sono sempre diciamo un fastidio nelle relazioni. Tenete lontane le aspettative, cioè ciò che voi vi aspettate dal vostro coniglio, perché altrimenti vi perdete l'autenticità, l'unicità del rapporto. Quindi cercate appunto di ascoltare e di dare e ricevere. Vi spiego un attimino come funziona l'inserimento in maniera sintetica. Chiaramente non posso entrare nello specifico, essendo il mio lavoro, ogni caso chiaramente è a sé. Però l'inserimento prevede tre fasi. La prima fase, che è la fase dell'accettazione, dove bisogna fare in modo tale che attraverso degli esercizi mirati gli animali si accettino tra di loro, quindi non si vedano una minaccia l'uno verso l'altro. In questo caso il cane non deve vedere il coniglio come preda. Nel momento in cui gli animali si sono accettati, si passa appunto alla seconda fase, che è la fase della conoscenza, dove appunto piano pianino, attraverso chiaramente la supervisione e l'aiuto di un esperto, si passa diciamo a una convivenza parziale, per poi essere magari una totale, dove c'è una condivisione degli spazi. E poi appunto nell'ultima fase, che è la fase della relazione, si fa in modo tale di riconoscere quella che è la relazione che effettivamente gli animali hanno stabilito. Non sempre infatti cane e coniglio diventano migliori amici, sono animali completamente diversi, quindi la maggior parte delle volte diventano diciamo coinquilini indifferenti l'un l'altro, ecco. Quindi la cosa migliore è sicuramente un inserimento per questo tipo, insomma il migliore in assoluto è fare in modo tale che il cane sia indifferente, cioè che il coniglio sia indifferente al cane e che sia appunto viceversa per il coniglio, e che possano vivere serenamente appunto in casa, assolutamente. Finché non siete sicuri però che questa sia la fase certa,
gli animali non devono poter stare insieme, chiaramente, perché altrimenti potrebbe essere pericoloso. Mettiamo a serio rischio appunto il coniglietto. È giusto, potrebbe essere pericoloso. Quindi ci sono delle cose a cui devo fare attenzione per monitorare la sua salute, e infatti devo portarlo dal veterinario ogni quanto? Sì, allora, assolutamente. Il coniglietto ha bisogno del veterinario, assolutamente. Il veterinario è importantissimo per il nostro coniglio e non va portato dal veterinario una volta ogni tot, come ad esempio si fa purtroppo ancora magari con i cani, se magari non si vaccinano, si porta dal dottore solamente se stanno male. Per il coniglio invece è importante portarli dal veterinario regolarmente, così come in realtà lo sarebbe per tutti quanti gli altri animali. Il veterinario però non deve essere quello per cani e gatti, il coniglio è un animale esotico, quindi ha bisogno di un veterinario specializzato in esotici, perché ha determinate patologie, determinate situazioni che vanno conosciute, perché altrimenti la situazione può essere appunto più pericolosa. Dal box che vi ho lasciato su Instagram abbiamo preso insieme a Noemi le domande, diciamo, sia quelle che si ripetevano di più che quelle, diciamo, un po' più clou. La prima è vero che i conigli preferiscono bere dalla ciotolina anziché dal beverino? Ah, allora, bella domanda. Dunque, in realtà dipende da come sono stati abituati, perché se da piccolini ricevevano l'acqua dal beverino è normale che continueranno ad essere abituati a bere dal beverino. Io però vi consiglio la ciotolina, tra le due è la situazione più comoda, più semplice, più igienica, ed è anche il modo in cui il coniglio in natura appunto beve, quindi per lui sarà più naturale appunto bere, anziché stare con la testolina su così, appunto bere da come berrebbe in natura. Un'altra domanda che praticamente si fanno tutti, e onestamente non capisco perché, ma tutti quanti chiedono se puzzano e mordono. Non capisco perché la puzza. Allora, una bella domanda anche questa, devo dire. Allora, il coniglio è un animale che non puzza di per sé. Quindi se ben tenuto non puzza assolutamente, anzi è tenerissimo perché profuma, cioè a mio avviso, vabbè, sarà che ci lavoro, li amo da morire, però profuma di erba, profuma di finocchi. È vero, fiori, è vero. Di quello che mangia. È vero. Quindi no, non puzza assolutamente. No. Tra l'altro è un animale molto pulito, quindi lo vedete appunto pulirsi molto spesso, e quindi non puzza. Se puzza, come appunto potrebbe succedere, vuol dire che ha qualcosa che non va, quindi che non sta bene. Quello che riguarda invece il mordere, allora, il coniglio di per sé è un animale docile, un animale domestico, quindi un animale docile. Chiaro è che comunque se gli facciamo qualcosa che non va fatto, se lo trattiamo male, se lo stressiamo, il mordere è assolutamente lecito per difendersi. C'è ragione pure. Esatto, per interrompere quell'azione, però comunque non è un animale di indole aggressiva, assolutamente. Ora, andiamo con la domanda numero 3. Volevo sapere se c'è, diceva la tesorina, perché l'avevo presa dalle tesorine, volevo sapere c'è una maniera in cui va preso il coniglio o è come prendi in braccio un gatto? No, ragazzi, assolutamente. Allora, stavamo dicendo, sì. Ho cambiato inquadratura così vi faccio vedere bene. Ci siamo tutti. Allora, lui è Fiore. Ciao Tippete. Tippete, saluta Fiore. Ciao Fiore, come dici tu? Eccolo qua. Intanto va messo in questa posizione, quindi con il muso rivolto dal lato opposto. Amore. Ok. Sei la presa in braccio deve essere breve, ragazzi. Quindi in questo modo, breve. Abbiamo lasciato i nostri coniglietti molto più che liberi di giocare e noi ci rimettiamo a rispondere alle domandine. Allora, chiedo scusa per la gomma, ma ho un pochino di mal di gola, un po' di tosse, quindi per evitare di tossire e doverla interrompere, poverino, ogni 30 secondi, mi sono messa una cosina in bocca. Allora, andiamo con la quinta domanda, ovvero... mi fa sorridere questa. Fa molte cacchine in giro? Ah, queste sono tutte domande interessanti, devo dire, perché così almeno possiamo avere un quadro appunto del coniglio in casa. Sì. Allora, il coniglio fa tante cacchine, iniziamo da qui, perché poi in giro bisogna un attimo fare chiarezza. Allora, il coniglio è un animale che ha un metabolismo attivissimo ed è molto veloce, infatti durante la giornata mangia, fai bisogni, mangia e fai bisogni. Le caccottine sono inodore, sono secche, sono inodore, dovrebbero essere così se l'animale è in salute. Poi
specifichiamo in giro. Allora, in realtà il coniglio fa le cacchine in giro se non lo educhiamo. A partire comunque dal terzo mese e mezzo dovrebbero essere educati, ne hanno bisogno, quindi è importante educarli alla lettiera. Ho messo qui la postazione per voi, però come potete vedere... Eccolo! Non c'è niente, ragazzi, non c'è nulla di sporco, non c'è sporcizia, peli, eccetera, non c'è nulla. La perfezione, questo bravo. Questo qui l'ho messo per voi, così come la scatolina e quelle codine che vi mostrerò tra poco. Sì. Quella lì è la lettiera, la loro lettiera. Come vedete la gabbia è sempre aperta, loro possono entrare e uscire da lì. E qui fanno i loro bisognini. Si può sterilizzare il coniglio? Si deve sterilizzare il coniglio, non si può. Si deve sterilizzare che sia femminuccia, che sia maschietto, che viva da solo in casa, che viva con un compagno. La sterilizzazione è importante sia per evitare gravidanze indesiderate, che ragazzi, cioè, sensibilizziamoci, io vi sconsiglio di fare cucciolate in casa, non improvvisiamoci allevatori e riproduttori, non siamo la natura, se vogliamo dei cuccioli andiamo negli allevamenti, possiamo adottare, ma non facciamo cucciolate in casa perché sono molto pericolose. Quindi si sterilizza per evitare gravidanze indesiderate, per far sì che l'animale non possa avere problematiche all'apparato riproduttivo, soprattutto per quello che riguarda la femmina. I conigli che cercano casa, i conigli abbandonati. Io questo non lo sapevo, infatti a me si è aperto un mondo quando mi hanno detto che i conigli non si comprano in negozio. Io questo non lo sapevo, anzi io pensavo che essendo un animale esotico, pensavo che si potesse trovare solo in negozio, perché altrimenti la mia paura era quella che se vado da una persona X che fa cucciolate di conigli mi ritrovo, non lo so, qualche strana malattia sì, o qualche certo, cosa. Certo, e invece no. Non conosce, non è diciamo una cosa da colpevolizzare, no. Perché chiaramente tutti quanti noi partiamo non conoscendo le cose. Quindi anche per quello che riguarda i coniglietti ci sono le associazioni, ce ne sono diverse che salvano appunto le vite ai piccolini che cercano casa, e ci sono anche appunto per quello che riguarda i conigli gli allevamenti certificati. Io mi sento super in colpa dopo aver saputo questa cosa, perché io quando sono andata a prendere tippete, non sono andata a prendere tippete, mi ci sono ritrovata lì, cioè nel senso mi sono sempre piaciuti i conigli, ho iniziato a parlare con questo ragazzo che mi ha fatto vedere quanto secondo lui fosse facile, che poi in realtà non è poi così tanto facile, sto scoprendo, mantenere un coniglio. Mi ha convinta, ho detto cavolo, l'ho sempre voluto, sono in un momento della mia vita molto particolare, mi ha parlato della pet therapy con i conigli, sarà che la mia perla, sì, la mia dolce perla era per la pet therapy e... ed eccolo certo, lì certo. Però non sono andata diciamo con l'intenzione. Se uno si trova, magari tu ti sei trovata in un periodo in cui già lo desideravi da tanto, sì, tantissimo, già un pochino, sì. Esatto, già un pochino lo conoscevi, sì. Non sapevi ancora dove trovarlo, te lo sei trovato lì per la prima volta, sì. E te ne sei innamorata assolutamente, queste cose possono succedere. Domanda numero 7: quando non siamo in casa, se ha fame può diventare nervoso? Intanto il coniglietto comunque riesce a gestire insomma in autonomia una parte diciamo di solitudine, l'importante è che non sia eccessiva, quindi chiaro che se sono 4-5 ore va già bene, non possiamo immaginare di prendere un animale da compagnia e farlo star solo, cioè, 12 ore. Quando noi prendiamo un animale da compagnia lui diventa appunto la nostra compagnia, ma dovete sapere che anche noi siamo gli animali da compagnia dei nostri animali, quindi anche noi dobbiamo essere di compagnia, non dobbiamo soltanto ricevere ma anche darne, quindi di conseguenza non bisogna eccedere con la solitudine, è importante prima di prendere un animale riconoscere appunto anche questo. Sì, certo. Come faccio a proteggere i mobili? Sono quando mi fa morire, perché l'ho sperimentato anch'io con tipete, ci sta, ci sta. C'ha due dentoni, ogni tanto fa su qualcosa, ho sperimentato anch'io. Dunque, siamo di nuovo lì a parlare di educazione, ragazzi. Allora, gli animali sono animali, non sono esseri umani, quindi loro in natura non conoscono come ci si comporta con un divano, con un tavolo, con delle sedie. Non, questi oggetti non ci sono in natura, quindi nessuno gli ha insegnato prima come fare, dobbiamo insegnarglielo noi, non possiamo pensare che da soli lo sappiano. Detto questo, allora, di solito i conigli è importante che quando arrivino a casa la casa venga messa in sicurezza,
Quindi tenete lontano dalla portata dei conigli, cavi, libri a cui siete, diciamo, siete tenuti, eccetera, qualsiasi cosa di cui chiaramente ci tenete. Mettete a disposizione del vostro animale degli oggetti che può rosicchiare, quindi tutti i suoi, delle cosine tutte sue che può rosicchiare. E che quindi lo tengano distratto appunto da quello che è il nostro Dal mobilio. mobilio. D'accordo. Allora, andiamo con la domanda numero 10. È vero che i denti vanno limati periodicamente? Allora, i dentini dei nostri coniglietti crescono gradualmente, quindi crescono da soli, però ragazzi non vanno limati, quindi non dobbiamo portare al veterinario ogni tot a limare i denti del coniglio. Lo faremo solamente se il coniglio ha delle problematiche, non riesce magari a limarseli, quindi chiaramente crescendo questo va magari a influire su una malocclusione o comunque su delle problematiche per mangiare. Tendenzialmente il coniglio si lima i denti attraverso il fieno, attraverso le verdure, quindi attraverso una corretta alimentazione non ci sono problemi, cioè veramente sono casi eccezionali in cui appunto il coniglio ha bisogno Uno di su milione, limature insomma. periodiche, esatto. Possiamo tagliare le unghie a casa dei conigli? Assolutamente sì, come vi ho accennato prima, le unghie, anche le unghie che appunto crescono periodicamente. Quindi così come i denti, così come le nostre unghie, bisogna fare attenzione, ci serve appunto una tronchesina da gatto, perché quelle per i cani sono un po' troppo grandi, Sì. quindi serve appunto quella da gatto perché le unghie sono un pochino più fini. Quello che vi consiglio è di non giocare al millimetro, come invece ci dicono di fare magari per il cane o per il gatto, quindi andare a cercare la parte rosa dell'unghia e tagliare poco, poco dopo. Non giocate al millimetro perché il coniglio è un animale scattante, è un animale fuggitivo, quindi Che potrebbe si fa scalciare, male. potrebbe muoversi e quel gioco di un millimetro potrebbe appunto ferirlo. Quello che dovete fare è togliere solamente la punta, quindi solamente l'uncino, quindi quando appunto l'unghia si curva, quindi la puntina diciamo che si sta incurvando, andate a togliere soltanto quella, quindi si parla di 1-2 mm. Anche qui chiaramente se siete in due è meglio. Se magari vi fate insegnare dal vostro veterinario, quindi le prime volte magari fatevi magari seguire dal veterinario, sarebbe meglio, e fino al momento in cui non siete preparati, fateglielo fare al veterinario quando appunto lo portate in visita. Mi chiede, allergica a cani e gatti, potrei prendere un coniglio? Sì, assolutamente. Prima di prenderlo però, prima di prenderlo, come vi dicevo prima, cerchiamo sempre di fare scelte consapevoli, di informarci un pochino prima. Prima di prenderlo io vi consiglierei di fare appunto una visita dall'allergologo, quindi andate un attimo ad approfondire un Che in attimino. gergo, perché lei giustamente no, non è esperta Sì, quanto giusto. me, io volevo dirvi dovete andare a prendere un coniglio, spiaccicarvelo in faccia e dopodiché capite, se vi gonfiate forse è meglio di no. No! Ah no! Ah ok, scusa, ho capito male. Basta semplicemente una visita dall'allergologo. Oltretutto, se le persone sono già allergiche al pelo del cane e del gatto, questo è consigliato per tenere monitorata l'allergia. Ah certo. Quindi si vede un attimino a che tipo di intensità è l'allergia, però comunque quello che vi posso dire è che il pelo del coniglio è diverso dal pelo del gatto e del cane. Io ho delle clienti appunto che Morbidissimo. sono. Sì, io ho delle clienti appunto che sono allergiche a cane e gatto, quindi Pensa te. potete stare tranquilli, Incredibile. chiaramente. Quanti anni vivono? E oltretutto è stata una delle mie prime domande al venditore. Stata la Allora, prima domanda. i conigli negli anni hanno aumentato tantissimo le loro, diciamo, possibilità di vita, anche perché chiaramente anche la medicina veterinaria ha fatto passi da gigante, si è sempre approfondita in quelle che sono le patologie. Generalmente i conigli più longevi, che sono di solito i testa di leone, quindi sono i conigli con le orecchie alla testa all'insù, di solito arrivano anche ai 13 anni, 12-13 anni. Non è il Il coniglio mio. ariete, no amore, vabbè, no dai. Il coniglio ariete invece può toccare anche i 10 anni, quindi
9-10 anni. E bene tesori, siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso video. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Ringrazio tantissimo Noemi per essere stata qui con noi e per averci dato tanto del suo sapere su questi meravigliosi animali. E grazie per il tuo tempo, grazie per la tua pazienza, grazie per tutto, insomma, grazie veramente. E lascio, come ho detto prima, tutti i suoi contatti qua sotto nell'info box, quindi vai e guarda l'info box. In più vi lascio anche un sacco di stories con lei su Instagram, quindi date un'occhiata anche su Instagram, che ve la taggo direttamente così lo potete vedere. E vuoi dire qualcosa per salutare anche tu? Io volevo ringraziare innanzitutto te per avermi dato la possibilità di, insomma, di dare, insomma, il mio contributo per conoscere meglio questi animali che sono veramente poco conosciuti. È stato bellissimo potervi, insomma, essere riuscita a darvi qualche informazione. E per tutte le persone che hanno bisogno di una mano di qualsiasi tipo, io sono a vostra disposizione, assolutamente. Nei miei canali, soprattutto su Instagram, che è quello più usato, trovate anche dei contenuti gratuiti, diverse dirette, quindi potete anche sfruttare già diversi contenuti a vostro piacimento. Sono a vostra disposizione. Fantastico, quindi abbiamo un sacco di cose da guardare, quindi potete andare assolutamente, taccuino alla mano e via che si studia. Sì sì, io oltretutto adesso non ce l'ho qui, ma ho un taccuino a forma di coniglio, cioè, io proprio io ho perso ormai e niente, io sono andata. Quindi grazie ancora a Noemi, grazie di cuore veramente di tutto, grazie. E noi ci vediamo nel prossimo video, amori miei, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Love you.